girate, le ciabatte alle leandre prima di andare a letto, un asciugamano piccolo per il viso, uno per le mani. E Berlin si alzava tutti i giorni alle 2 del mattino. Faceva il panettiere, ma la gente che entrava in panetteria non lo vedeva mai. Poi faceva solamente il pane, lo pagavano per questo. Dalle 3 del mattino fino alle 10, tutti i giorni. Anche la domenica, soprattutto la domenica. Quello era il giorno con più turisti, quello dove a Saint-Maximin arrivava gente anche d'inverno.